Sesta edizione per questa scuola di liberalismo, una realtà che cresce, sempre più partner vicini a questa realtà, sempre più giovani interessati ai principi del liberalismo classico. Sì, sicuramente è un'iniziativa che si è ormai consolidata. E si è consolidata sia nell'ambito universitario degli studenti universitari di Catanzaro e anche nell'ambito dei partner, visto e considerato che adesso riusciamo ad aggregare tante realtà, da cominciare dall'Istituto Stella che questa sera ospita la cerimonia di chiusura, al Comune di Catanzaro dell'assessorato alla cultura e poi i nostri partner istituzionali, la Camera di Commercio, appunto l'Università, la Fondazione AIEC ed altri. La sala Friedrich von Hayek dello storico edificio della Fondazione Stella di Catanzaro ha ospitato la cerimonia di chiusura della scuola di liberalismo Ludwig von Mises 2014, sesta edizione di Catanzaro, il corso di formazione politica sul sistema di principi del liberalismo classico, svoltosi a Catanzaro dal 31 gennaio al 4 aprile. Dinanzi ad un pubblico numeroso e interessato, Rossella Galati e Ugo Floro hanno condotto la serata, che è stata arricchita dalle pregevoli interpretazioni musicali del trio Freedom, composto da Daniele Tommaso Mellace, baritono, Tony Samà, chitarrista, e Francesco Lippelli, pianista. In apertura della manifestazione è intervenuto il professor Lorenzo Infantino, ordinario presso la LUISS Guido Carli di Roma e direttore scientifico della medesima scuola, il quale, dopo essersi soffermato sull'importanza della cultura liberale, soprattutto per i giovani, e sulle finalità dell'iniziativa, che ha ormai consolidato la sua presenza, ha consegnato un riconoscimento speciale alla Fondazione Stella per il sostegno sempre dato alle iniziative di promozione del liberalismo classico in Calabria e per aver conferito alla sala principale del suo antico e prestigioso edificio il nome di Friedrich von Hayek, campione di libertà. A seguire è stato poi proiettato il filmato sulla storia della sesta edizione della medesima scuola. Così, attraverso immagini e musica, sono state ripercorse le tappe dell'iniziativa, a partire dalla conferenza stampa di presentazione e i momenti più significativi di tutti i seminari, tenuti presso la Camera di Commercio e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, sino alla tavola rotonda conclusiva del 4 aprile. Dopo la proiezione della video story, la serata è entrata nel vivo con la proclamazione dei vincitori, che hanno superato con profitto le prove di verifica e realizzato le migliori tesine sugli argomenti proposti, e l'assegnazione delle 3 borse di studio, del valore rispettivamente di euro 1000, 750 e 500, messe in palio dalla Camera di Commercio di Catanzaro. 3 laboratori sono stati scelti, quindi a 3 laboratori andranno queste borse di studio, un'ulteriore conferma della serietà anche di questa struttura che può essere definita ormai un'istituzione qui a Catanzaro. Sì, certamente può essere considerata un'istituzione perché ormai sono anni che si svolge questa scuola di liberalismo. E certo siamo contenti anche di premiare questi giovani perché fra di loro ce ne sono alcuni particolarmente motivati, particolarmente meritevoli, che hanno assorbito di più e che quindi trovano in questa borsa di studio un incentivo a ulteriormente studiare e quindi a proseguire perché diciamo che la scuola di liberalismo è semplicemente un primo passo verso l'apprendimento di tante altre cose e quindi anche verso l'allargamento di quell'orizzonte di cui vi parlavo prima. Il primo premio è stato assegnato a Vincenzo Mungo per un apprezzabile, ben articolato e elaborato sul problema del potere, che ha sviluppato con buona padronanza e in modo coerente con la teoria liberale e gli insegnamenti impartiti nei seminari della scuola. Il secondo premio è stato assegnato ad Angela Cerra per una interessante tesina con la quale ha decifrato gli aspetti rilevanti del tema affrontato e proposto un'articolata e adeguata soluzione. Il terzo premio è stato infine assegnato a Maria Carlotta Rizzuto per una buona dissertazione sul problema del potere e della sua limitazione, che ha trattato in modo apprezzabile e pertinente. Nel corso della serata sono stati assegnati alcuni speciali riconoscimenti. In particolare, Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa, ha consegnato un riconoscimento speciale a Sebastian Ciancio per la FUCI, Federazione Universitari Cattolici Italiani, e a Damiano Carchedi della Consulta degli Studenti dell'Università Magna Grecia per le pregevoli attività svolte e le loro eccellenti missioni, mentre Vincenzo Valente per il Lions Club Medio Ionio ha consegnato un riconoscimento speciale del Club Service
Nobis al giornalista Francesco Giuliano per aver pienamente interpretato i principi ispiratori della scuola di liberalismo Ludwig von Mises e i valori lionistici. Un attestato di merito della fondazione organizzatrice è stato infine consegnato a Maria Rosa Chiara Mercatante. Con la cerimonia di premiazione, la Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises chiude il suo percorso formativo annuale, confermando la sua validità scientifica e formativa e la qualità davvero ragguardevole degli insegnamenti impartiti nei suoi seminari. È una bellissima iniziativa, che ormai sono 6 anni che va avanti, e Sandro Scoppa mi ha coinvolto fin dall'inizio. Io sono molto onorato di questa partecipazione. Che dire, è una scuola che ha avuto un impatto enorme sui ragazzi, sulla città in generale, è una bellissima iniziativa culturale, quindi non posso che essere contento di come le cose stanno andando. La scuola continuerà ancora la sua rilevante attività anche negli anni a venire, sempre con lo scopo di trasmettere conoscenza e di fornire soprattutto ai giovani strumenti adeguati per avere una chiara lettura dei fenomeni che costellano la vita di oggi e decifrare quel complesso processo di sviluppo che è la globalizzazione.